Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video tutorial su Vectornator. Oggi vi mostro come utilizzare lo strumento penna. Vi farò vedere come disegnare un disegno tecnico di moda con questo software. Prima però vi ricordo di lasciare un bel like per il sostegno. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Nella descrizione del video troverete il link per fare delle donazioni e il link per seguirmi sui social. Adesso proseguiamo al video e vediamo come realizzare un disegno tecnico di moda tipo come questo. Infatti in questo video andremo a vedere come realizzare un disegno tecnico di una giacca. Creiamo un nuovo documento, andiamo sul simbolo più e prendiamo la dimensione che ci occorre. In questo caso io andrò ad utilizzare un A4. Ruoto il foglio con le dita, vado sul simbolo del più dove ho la possibilità di importare delle immagini e mi vado a importare l'immagine del manichino base in modo da avere delle linee guida. Clicco sull'icona dei livelli, mi blocco questo livello in modo tale che quando andrò a lavorare questo livello sarà bloccato e non mi si muoverà più. Infatti, come potete notare adesso, anche se lo seleziono, questo livello non si muove. Quindi per rimuoverlo e spostarlo dove volete, ricliccate sull'icona del lucchetto per bloccarlo e sbloccarlo. Ora mi creo un nuovo livello. Per creare un nuovo livello mi basta cliccare su questo simbolo dove si ha la possibilità di creare più livelli. Ora, per andare a disegnare il nostro disegno tecnico o qualsiasi tipo di illustrazione, se voi avete un disegno già pronto di base, ovviamente dobbiamo ricalcarlo e ci occorre la base che sia ovviamente poco visibile, perché altrimenti facciamo confusione. Per fare ciò bisogna andare sul livello in cui avete importato l'immagine e qui in basso troverete l'opacità del livello. Andiamo ad abbassarla in modo da renderci il lavoro facilitato. Ora mi posiziono sul nuovo livello e inizio a disegnare. Prendo l'icona del simbolo della penna, inizio a disegnare la base di questa giacca e poi pian piano andrò a sistemarla. Per agire sul tracciato prendiamo lo strumento di selezione diretta, clicchiamo sul punto che vogliamo modificare e lo andiamo a modificare. Come potete notare, se tengo premuto un dito io sarò vincolata, quindi posso agire soltanto in un determinato modo sul tracciato. Se clicco due volte sul punto di ancoraggio vi usciranno le maniglie, potete agire tranquillamente sulla maniglia. Se tenete premuto due dita vedrete che comunque sarete vincolati, se ne tenete premuti tre vedrete che la maniglia si muove soltanto in verticale e non si muove in altri sensi. Per creare un buon tracciato dovete utilizzare le dita. Vado a rendere invisibile il riempimento del tracciato in modo da poter vedere l'immagine sottostante. Thank you.
creare un nuovo punto di ancoraggio basta fare doppio clic sul tracciato. Ho sistemato tutti i livelli nei punti corretti. Come potete notare, ho fatto anche un po' di ombra per dare un pochino più di tridimensionalità al disegno tecnico. Adesso ci assicuriamo che tutti i livelli non siano bloccati in modo da selezionare tutta la nostra parte della giacca per poi rifletterla allo stesso modo sul lato destro. Quindi prendete lo strumento di selezione, selezionate tutto il vostro disegno, andate su copia e incolla. Una volta copiato, andate sul simbolo pannello disponi e cliccate su rifletti. In questo modo avrete la parte della giacca riflessa. Adesso mi vado a costruire la parte dietro della giacca. Mi blocco tutto il livello della giacca e creo un nuovo livello, quindi vado a lavorare adesso su un altro livello in modo tale che la parte sotto della giacca sia proprio separata da questo livello in modo da potermi gestire bene il lavoro.
ragazzi, questo è il risultato finale. Come avete potuto vedere, è semplicissimo realizzare dei disegni tecnici di moda con questo software. Io spero che il video vi sia stato utile. Come al solito, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!